Oxfam, un inglese, dice che praticamente i 92 uomini più ricchi al mondo hanno l'equivalente da soli di 3 miliardi e mezzo delle persone più povere su questo mondo. Oxfam dice che con l'anno prossimo l'1% della popolazione mondiale avrà più del 99%. Voi potete accettare un sistema del genere? Io no. Perché è un sistema di morte. Infatti cosa fa? Vi lascia 3-4 miliardi di persone a vivere con 2 euro al giorno. Avete 1 miliardo di persone, la FAO che ce lo dice, che devono tirare la cinghia, fanno fame. E mentre abbiamo 1 miliardo di obesi, supernutriti, e cos'è che abbiamo fra le mani? Dai 30 ai 50 milioni di persone che sono uccisi, non si muore per fame, per favore, li uccidiamo per fame. Se tu non hai il cibo, cioè non finire, ne buttiamo via 1.300.000.000 di tonnellate all'anno di cibo, ce ne fa sfamare tutti quanto vogliamo. Se tu non hai soldi, muori di fame. Questo è o sistema. Per mantenere un sistema del genere, dietro adesso nel problema, armi. Ma è talmente ovvio che abbiamo bisogno delle armi. Le armi cosa proteggono? I privilegi di chi sta bene. Punto e basta. Sono sempre servite così attraverso la storia, non prendiamoci in giro. Essenzialmente hanno sempre provveduto a difendere chi ha contro chi non ha. E oggi lo si vede con una chiarezza incredibile, cioè questo 20% del mondo può continuare praticamente a papparsi tutto proprio perché ha una superiorità in armi incredibile. Vi ho dato prima le statistiche, se voi pensate che abbiamo a livello mondiale, secondo il SIPRI, 1.776 miliardi di dollari spesi in armi l'anno scorso a livello mondiale, pari a quasi 5 miliardi di dollari al giorno, e l'Italia vi ha dato i 29 miliardi di euro. Ma come c'è stato un governo come Renzi che gli taglia tutto dalla sanità alla scuola e non gli taglia le armi? Ma quant'è che il popolo italiano cominciava a drizzare le orecchie e dire basta tutto questo? Ma capite un po' la logica? Ma dobbiamo farlo. Guardate che se noi vogliamo continuare a vivere come stiamo vivendo, con il nostro stile di vita, che Papa Francesco è andato sì, dice chiaramente uno stile di vita insostenibile, perché ammazza il pianeta tra l'altro, se vogliamo continuare così dobbiamo difendere i nostri interessi in Italia. Ed ecco la NATO, che è partita da difensiva e diventa che cosa? Nel 99 diventa offensiva con il vertice di Washington, che dopo con quello di, se mi sbaglio, di Lisbona, accetta anche la guerra preventiva e avanti di questo paese. Ha accettato tutto la NATO, perché? Ma semplicemente perché dobbiamo mantenere, e cioè essere assicurarci che noi abbiamo accesso alle fonti fondamentali per il nostro sistema. Vi do soltanto un paio di esempi, ma guardate, prendete l'Africa, voi sapete che la guerra in Congo dal 96 al 99 è stata fatta per una ragione molto semplice, che minerale c'è in Congo che è fondamentale per i vostri telefonini? Coltan. L'80% del coltan viene dal Congo. Abbiamo ammazzato 4 milioni di congolesi. I nostri telefonini sono disamminati. E capite il problema? In Iraq, farabutto di Blair, che giorni fa finalmente ha ammesso che è tutta una bugia questa storia, e si è fatto poi cattolico. Capite cosa serve il cattolicesimo a un certo punto, se una guerra che è costato all'Iraq 1 milione di morti civili, abbiamo usato il fosforo bianco a Fallujah, abbiamo Abu Ghraib, non dimentichiamo il Baghdadi, è quasi certo che sia passato attraverso le torture di Abu Ghraib. E capite allora che cosa avviene? L'ISIS l'abbiamo creato noi, e non bisogna stare in questo. Capite allora a che cosa servono le guerre? Perché dobbiamo farle? Continueremo a farle? Capite
che razza di intenti ci stanno sotto. E chiaramente la regina di tutte le armi è la bomba atomica, la grande minaccia, capite benissimo. Permettetemi poi il ritorno a, e concludo con alcune cosettine molto concrete. Notate allora, questo sistema economico-finanziario che ha bisogno, economico, permette a pochi a questo mondo di avere quasi tutto, può andare avanti soltanto se è protetto da queste potentissime aree che hanno, notate, il sistema economico-finanziario pesa tantissimo oggi sull'ecosistema, incredibile. Ma metteteci insieme le armi, è incredibile come non si parli mai dell'effetto che le armi hanno sul clima. Sapete qual è l'agenzia che usa più petrolio al mondo? Il Pentagono. Capite che razza di problema? Ed è il petrolio il problema centrale di tutta questa roba. Tutto questo sistema economico-finanziario protetto da queste armi che hanno altrettanto lì, stanno pesando sull'ecosistema, questi 5-10 km di aria, che ci sta saltando l'ecosistema. Notate semplicemente perché due ragioni. L'utilizzo di questo sistema usa in particolare per l'energia, petrolio e carbone. Questo è il problema. E l'uso di questi petrolio e carbone produce anidride carbonica, stiamo sbattendo nell'atmosfera miliardi di tonnellate di anidride carbonica che stanno formando una specie di coltre attorno al nostro pianeta che trattiene i raggi del sole, per cui i raggi del sole calore dentro, per cui il surriscaldamento con tutte le conseguenze che ha spaventose, non solo di scioglimenti di ghiacci. Ecco perché insistevo sull'acqua, guardate che si stanno saltando le fonti idriche andando avanti, ecco perché le multinazionali vogliono mettere le mani sull'acqua, voi ancora permettete che sia privatizzata, ma capite che, guardate che se non ci stiamo su questi impegni concreti, ma ci salto tutto poi, quindi capite che cosa sta avvenendo. Siamo davanti a una situazione mondiale, ecologica, spaventosa. Gli scienziati dell'ONU, l'IPCC, quindi sono dell'ONU, scelti dai governi, quindi conservatori, nell'ultimo rapporto di Copenaghen hanno detto a chiare lettere che se noi andiamo avanti così, a consumare come stiamo consumando petrolio e carbone, a fine secolo rischiamo di avere, se ci va bene, 3,5 gradi, già 2, c'è COP21 a Parigi adesso, già 2 gradi sarà un problema, 3,5 gradi, se siamo fortunati, se non siamo fortunati si aspettano 5 gradi e 4, per i paesi mediterranei si va verso i 7 gradi, l'Africa già si sospetta sugli 8 gradi, 3/4 dell'Africa sarà non abitabile. L'ONU si aspetta già 250 milioni di rifugiati climatici che devono scappare di là perché non possono più viverci. Capite che razza di mondo? È un mondo di morte. È un mondo questo che uccide per fame, uccide per guerra e uccide il pianeta andrà avanti, ma non sopporterà più la presenza di Homo sapiens che è diventato Homo demens. Siamo demenziali. Siamo impazziti. In questo senso che dovete, in questo contesto che capite perché dobbiamo fare le guerre se vogliamo continuare con questo sistema economico finanziario, capite come diventa importante tutto questo. Allora il mio invito davvero, avete capito prima, di mettervi insieme, cominciare davvero, e finirò proprio con questo, sull'importanza dei movimenti popolari per ottenere qualsiasi cosa. Dall'alto non mi aspetto più nulla. E guardate che solo dal basso, dal prendere coscienza, metterci insieme in maniera non violenta, portare avanti e premere. L'unica cosa che da oggi davvero che può portare e porta poi a vittorie concrete. In questo senso vi vorrei davvero pregare a livello italiano, prima di tutto per favore guardiamo davvero, guardiamoci in faccia, prima di tutto il nostro governo che abbiamo, la politica che sta perseguendo, la politica estera, come fate ad avere un Renzi che va
visita ufficiale in Qatar, se sappiamo che è Qatar, che è uno dei principali con l'Arabia Saudita, a sostenere l'ISIS giù, perché Qatar ha soldi, quindi capite che è davvero schizofrenica tutta la nostra posizione davvero di politica estera. L'Italia che continua a vendere armi, la Finmeccanica perfino abbandonando la produzione civile, solo produzione militare, è l'ottavo corporation al mondo per la produzione d'armi, Finmeccanica. Esportiamo a tutti, la legge 185 proibisce di esportare a paesi in guerra, a paesi dove ci sono violazioni dei diritti umani, non ce ne frega nulla. E il grande problema, ve lo butto lì perché è una delle cose che mi rode dai tempi che ero direttore di Nigrizia, sapevo allora, si tratta 85, 86, 87, eravamo i due governi Craxi, Andreotti, eccetera, che andava, perché ero riuscito, non mi dico come sapere, che andava dal 10 al 15% in tangenti ai partiti al governo sulla vendita di armi. Guardate che la politica italiana è fatta sul sangue di queste armi con tutto quello che hanno prodotto. Capite che razza di problemi? Ho fatto un altro appello recentemente, ma non c'è nessuna risposta. Quanto va oggi a chi è al governo? Perché ci va, io sono sempre più convinto che ci va anche oggi. E infine, per favore, ricordatevi le banche. Sono le banche il problema centrale. Togliete i vostri soldi da quelle banche, sapete bene. Vedo adesso che l'Igrizia è appena uscito con un numero speciale proprio sulla Africa armata, su tutto quello che l'Italia sta vendendo in Africa, i paesi in guerra, eccetera. Incredibile, tutto il giro di affari, di armi. Ma quando è che cominceremo davvero a darci da fare per bloccare? Perché altrimenti guardate che non ne usciamo fuori da qui. Ha ragione il Papa, producete armi ma dovete fare le guerre. Le armi servono a fare questo. Quindi se abbiamo le armi dobbiamo fare le guerre, andiamo avanti a farne le guerre. Quindi è sulle banche che dobbiamo puntare. Voi direte cosa facciamo? Ma togliete i vostri soldi dalle banche, che se sapete che la vostra banca paga per le armi, scrivete al vostro direttore. Voi direte, ma cosa faccio con i miei soldi? Potete andare a Banca Etica, oppure potete andare, non so, fatevi le vostre banche. Esiste una banca pubblica in Italia? No, non più. Perché esistono negli Stati Uniti? E in Italia c'è nessuna banca pubblica. Fate la vostra MAT, mutuo autogestione, con 250.000 potete essere riconosciuti dalla Banca d'Italia e quei soldi escono dal grande giro e rimangono i vostri qui sul territorio per i vostri giovani per far partire. Cioè dobbiamo cominciare davvero a giocarcela tutta sulle banche. È questo il cuore del problema, guardate, sono la piccola delle banche. Quindi abbuziamo tutti l'ingegno e incominciamo a muoversi. Ecco l'importanza del mettersi insieme. E concludo con le parole di Papa Francesco, che ha pronunciato al secondo incontro mondiale dei movimenti popolari, in Bolivia lo scorso agosto. Sentite se quello che sta dicendo è incredibile. Dice, sappiamo riconoscere sul serio che le cose non stanno andando bene in un mondo dove ci sono tanti contadini senza terra, molte famiglie senza casa, molti lavoratori senza diritti, molte persone ferite nella loro dignità. Secondo, riconosciamo che le cose non stanno andando bene quando esplodono molte guerre insensate, la violenza fratricida aumenta nei nostri quartieri. Sappiamo riconoscere che le cose non stanno andando bene quando il suolo, l'acqua, l'aria, tutti gli esseri della creazione sono sotto costante minaccia. Allora, se riconosciamo questo, diciamolo senza timore, abbiamo bisogno e vogliamo un cambiamento. Sentite però i suggerimenti che dà l'assistente Ernesto, che è bellissimo, tra l'altro, e conclude così. Ed è quello che noi diciamo, ma cosa posso fare io? Cosa posso fare io, raccoglitore di cartone, fugatrice tra le cose, ricattatore, riciclatrice, di fronte a problemi così grandi, se appena guadagno quel poco per mangiare? Cosa posso fare io, artigiano, venditore ambulante, trasportatore, giù con la poveraglia del mondo? Cosa posso fare io della mia borgata, della mia baracca,
Che cosa possa fare questo studente, questo giovane, questo militante? Voi, i più umili, gli sfruttati, i poveri, gli esclusi, potete fare e fate molto. Oserei dire che il futuro dell'umanità è in gran parte nelle vostre capacità di organizzare e promuovere alternative creative nella ricerca quotidiana delle tre T, che sono tre T perché in spagnolo, ma sono lavoro, casa e terra. E il Papa dice: non sminuitevi, ognuno di noi. La vera bomba atomica non è quella che ha creato l'uomo, quella bomba è peccato, l'aveva già detto Oppenheimer, il primo esperimento atomico, è peccato, mi auguro che presto la Chiesa lo dica, non l'uso della bomba, la bomba atomica in sé è peccato, è l'uomo che si fa Dio. E capite allora il perché, e concludo proprio con il testo, poi se qualcuno è interessato a avere questo testo che ho preparato, me lo prendo a poche copie, 20-30 copie, con le parole bellissime, e la mia posizione tra l'altro sulle la NATO l'aveva tenuta Dossetti, solo due della Democrazia Cristiana hanno votato contro la partecipazione alla NATO, uno era Giuseppe Dossetti, che poi ha abbandonato, è stato l'uomo che ha fatto la trade union fra i marxisti e i cristiani per darci questa Costituzione. Ha poi rotto anche con De Gasperi e è diventato monaco Dossetti. Dossetti ha votato contro, solo due hanno votato della Democrazia Cristiana. Io prendo le parole del grande, io l'ammiro moltissimo questo vescovo che ha messo in discussione sia la sua chiesa americana, il Vaticano, il vescovo Hanthausen, vescovo di arcivescovo di Seattle. Per questa presa di posizione il Vaticano gli ha mandato una visita apostolica, promossa da Pio Lago, tra l'altro. Le parole di Hanthausen sono queste: la pace e la giustizia procedono insieme. Siamo anni 85, 86, 87, gli anni della guerra fredda. Sulla strada che perseguiamo attualmente, la nostra politica economica verso gli altri paesi ha bisogno delle armi atomiche. Abbandonare queste armi significherebbe più che abbandonare i nostri strumenti di terrore globale, significherebbe abbandonare il nostro posto privilegiato in questo mondo. E grazie a voi. Ora procediamo con gli interventi dei vari promotori di questa serata. Mi rendo conto che non è facile parlare di Romagno e per quale, però insomma. Chi vuole parlare tu? Andiamo a un 5 stelle a caso. Grazie. Allora, sicuramente non è facile parlare dopo, come diceva Franco Romagno e Alex Donatelli. Io sono portavoce del Movimento 5 Stelle in comune e voglio essenzialmente ringraziare per l'invito che è stato, di cui sono molto onorata per la qualità di questo tavolo e del pubblico presente. Allora, io vorrei molto brevemente sottolineare che gli interventi del Movimento 5 Stelle a livello parlamentare, anche a livello insomma, delle nostre posizioni diciamo, aperte su questo tema. Sicuramente in Parlamento siamo stati molto espliciti, abbiamo fatto delle interrogazioni su questo tema e ci siamo dichiarati contrari, soprattutto abbiamo sottolineato che questa operazione Trident Juncture è un'operazione, cito le parole, anacronistica, dispendiosa, rischiosa e compromette la possibilità di un'intesa, di una collaborazione tra il blocco occidentale, ossia la NATO e la Russia in funzione anti-ISIS. Poi è chiaro che l'analisi può andare oltre, come diceva precedentemente Zanotelli, effettivamente noi siamo corresponsabili della creazione di questo fenomeno, quindi è chiaro che compromettiamo le soluzioni per risolvere questa cosa. Ma quello che il motivo per cui io vorrei dire questo non è tanto per dire che siamo stati bravi, cioè che siamo bravi a fare questa cosa, ma
per evidenziare la contrapposizione rispetto alle altre forze politiche presenti in Parlamento. Cioè, le posizioni alternative sono di un silenzio veramente assordante rispetto a questa esercitazione, che è esplicita nelle intenzioni, perché non possiamo raccontarcela che sia un'operazione difensiva, che sia un'esercitazione, eccetera. Ha un significato molto forte, ha un significato di creare di nuovo una frontiera, un teatro di confronto tra blocchi. Non ci sono più i blocchi di una volta, dobbiamo ricrearli, perché abbiamo bisogno di un nemico, abbiamo bisogno di riaffermare un'identità di questa alleanza, un'identità forte. Ecco, e io questo voglio sottolineare, che è assolutamente blasfemo per una forza, scusatemi il termine, per una forza che si propone come forza di governo andare a dire questo pubblicamente in Parlamento, perché chiaro che non possiamo essere ipocriti rispetto a questo, non è una cosa realizzabile dall'oggi al domani. Se noi uno scenario ipotetico in cui vinciamo le elezioni e andiamo a governare, non è che si può l'indomani dire noi usciamo dalla NATO, perché il rischio sarebbe di un'imminente guerra civile o forse di missili puntati dall'estero su di noi. Cioè è una proposta fortemente sovversiva, io credo che questa cosa sia condivisibile, è difficile da realizzare. Io in questo senso voglio citare anche le parole di uno dei nostri leader, in particolare Beppe Grillo, nel suo tentativo di passare il testimone a un movimento sempre più orizzontale, e recentemente nella nostra grande convention che c'è stata a Imola. Lui parla degli americani come una nazione schierata dalla parte sbagliata della storia, parla di un'economia di guerra che ha infestato attraverso la stampa di miliardi di dollari tutta l'Europa e l'ha mascherata con i piani Marshall, l'ha mascherata mentre si facevano le guerre in Corea e in Vietnam. Allora, questo è un messaggio profondamente sovversivo, ma la ricerca di un'analisi autonoma, svincolata da degli imperativi categorici che ci arrivano dall'alto, nel tentativo di emanciparci da questa sovranità limitata che ci è imposta, che ci è stata imposta dal dopoguerra e a cui noi non ci siamo ribellati. Ecco, in questo senso io credo, e voglio concludere, anche se ci sarebbero tante cose da dire sul fatto che per esempio la guerra non sia un nostro interesse, la guerra, diciamo, la